Come avete letto dal titolo, oggi vi porterò in un'esperienza diversa dal solito, in un'altra mia passione che coltivo fin da bambino, che però avevo abbandonato ma ho riintrapreso da quanto? 6 mesi, 1 anno. Si tratta di pesca alla carpa, chiamato anche come carp fishing. In tutto questo, sempre accompagnato dal fiume, amico storico sin dall'infanzia, e siamo qui per pescare 3 giorni al lago Cade i Lupi, e da adesso ci spariamo 3 giorni qui. Il lago è sito a San Martino di Lupari sotto Padova e è novembre, quindi è freddo. Siamo venuti qui anche un mese fa, abbiamo fatto dei bei pesci, vi metto qui qualche foto e speriamo di farne altrettanti. L'unica chicca è che l'altra volta eravamo in tenda, questa volta ci sarà qualcosa di diverso e di più confortevole, ma adesso appena entriamo vi faccio vedere tutto. Allora, il lago è diviso in postazioni e noi siamo nella postazione numero 4, che è questa qua. Si pesca in questa riva qua e di là c'è tutto il lago, poi ve lo mostro meglio. E questa volta non abbiamo la tenda perché ovviamente è veramente freddo, freddo, freddo. E siccome c'è la possibilità, proviamo anche questo optional, ovvero dormiremo qua dentro, perché pagando qualcosa in più si ha appunto la possibilità di usufruire di questi bungalow, e alcune postazioni sono molto molto ben fornite, per cui sarà un'esperienza diversa. Speriamo bene, non l'abbiamo mai visto dentro, speriamo anche di prendere. Let's go. Tanti pesci. Iniziamo a smontare tutto, perché come vedete, a scaricare tutto, perché come vedete la macchina è strapiena. Vi faccio vedere il lago e poi iniziamo subito a pescare. Questa è la postazione, la 4, si chiama Tana del Lupo. Dal mese scorso che siamo venuti eravamo nella 3, che è nella sponda opposta. Questa è la postazione 4, come vi dicevo, che in estate, quando venivamo gli anni scorsi, qui si creava tutta la spiaggetta perché c'era l'acqua molto meno profonda. Questa è una postazione doppia, si pesca con una persona, si mette qua e una si mette giù di là. La situazione è molto fresca. Eccolo qua, e questo è il lago. C'è una pace che non vi dico. Bene, ora non ci resta che appunto scaricare tutto dalla macchina e iniziamo a montare le canne e iniziamo a pescare. Prima però facciamo il tour del bungalow, perché sono proprio curioso di vederlo, per cui entriamo subito. Prima volta che lo vedo, scalette, verandina, piccola verandina, madonna. Abbiamo già vinto. Stufa. Oh my god, ci si sta in 4 qua. Permesso. Che bomba, ragazzi. Che bomba. Ci sono 2 letti. Da una piazza e mezza, la stufa. E basta, scopa, tappeto, verandina. Qua stiamo da re. Vi faccio vedere la macchina. Questa è la macchina, senza i 2 lettini che portiamo via di solito se peschiamo io e lui, e la tenda è strapiena. Bene ragazzi, canne calate, è uscito anche il sole, come vedete che scalda un po', per fortuna, perché prima faceva un freddo cane. Allora, abbiamo appena calato le canne, queste sono le mie, allora ne ho 2 qui e 1 lì. Ho fatto un bel po' di fatica a piantare i picchetti, come vedete i sassi sono una sicurezza in più perché è strapieno di sassi. Faccio vedere per chi non è avvezzo a questa tecnica di pesca come funziona. Praticamente, una volta lanciate le canne in acqua, ne ho lanciata 1 là, 1 lì, e questa è lì sotto riva, perché poi in centro lago la profondità va sopra i 20 metri. Allora, una volta lanciate le canne si lasciano sui picchetti o sul cavalletto. Questi sono gli avvisatori e praticamente si apre la frizione del mulinello, in modo che quando il pesce abbocca è libero di tirare il filo. Come avete sentito, si muove questa scimmietta attaccata al filo e fa suonare l'avvisatore. E poi noi di notte abbiamo le centraline collegate agli avvisatori, così se suona ci svegliano e corriamo fuori. Attenzione, guardate il fiume, che posizione tattica, col cavalletto, 3 canne a testa. Adesso sistemiamo tutte le cose nel bungalow eccetera e aspettiamo che parta un pesce. Siamo.
primo pesce. Riva praticamente. Che corsa, siamo belli distanti nel campo. Bolt, levati proprio. Cioè. Ma coi! Ma sei tanto bianca! Primo pesce della sessione. No, sembra un incrocio tra una regina e una koi. Ha delle macchiette arancioni ogni tanto. Una regina un po' incrociata. Vai, vai! Ero convinto a funzionare, mi ha mai detto più come? Sembrava la tua! Vai! Qua si sente che è un pesce diverso. Non sembra male. Però non ha tanta voglia di venire su. No, quella di prima si sentiva che era piccola. Ceci power. Qua avevamo pasturato con un barattolo di ceci da 50 centesimi. Cazzo, piantata. La giornata parte bene. Una regina. No, sembrava abbastanza carina. Una bella regina. Ci siamo. Ah sì. Good fish. Qui saliamo d'Italia. Ok. Ok, bel pesce questo. Bella regina. È il momento della pasta. Ormai è l'una. Qualcuno si è dimenticato la tanica dell'acqua e quindi proviamo con un litro d'acqua e se non basta mettiamo l'acqua frizzante, che ne abbiamo 6 litri. Ci deliziamo col sugo Barilla al pecorino. Iniziano le danze. Lo chef oggi ci offre un sugo appunto di pecorino, ma non è abbastanza, noi ci aggiungiamo anche i taralli. Oh my god, l'acqua. La pasta sta bollendo. Allora, preparazione del sugo. Una manciata di taralli. Ah, li sbricioliamo. Attenzione. Sponsor ufficiale. Dove c'è Croco, c'è Veneto. Oh. Non badiamo a spese qua. Vai, taste test. Pecorino più taralli. Over limits. Attenzione. Attenzione. Con la pop-up! La pop-up! Il fiume! Sulla mia canna! Facciamo un pesce a testa per ora, dai! No, vai! No, niente, perché sto qua a sminare la carpa! Serio? Sì! Ma che? Se sei una carpa... Fiume chiama lo storione! Le pianta sotto! Storio? È l'ora dello storione. Sì, sei tu storione qua. No, vai. Muoio la canna. Dai. L'altra volta ho preso uno storione di notte. Beh, sotto la pioggia. Notte, notte. Esatto. Un'ora fuori dalla tenda. Vediamo la punta. Guarda, se pianta fermo è. Non una testonata.
Allora, vediamo. Comunque mi ha tolto il filo, Sì, è andato in centro nella buca. Il combattimento prosegue, ho fatto ora cambiare batteria alla videocamera. Probabilmente è uno storione, perché da come si comporta in canna ha tanto nervo e non si sentono le testate. Però ormai dovrebbe essere qua sotto, anche se è lo storione dell'altra volta, che era bello grosso. Se non vuole venire su, non viene su. Vediamo se si vede qualcosa. Attenzione, attenzione, 10 minuti dopo, fiume sempre lì. Hai visto? Ce l'abbiamo proprio sotto i piedi. È una carpa, vecchio! È una specchi! Stai calmo, vai piano, perché questa è grossa, vecchio. No, no, no! Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Vieni qua, vieni qua! Vieni qua! È un guadino! È un guadino! È un guadino! È un guadino! Vecchio! Vecchio, ma che pesce! Ma che schiena, oh! Porca troia. Questa qua anni che si è cazzata. Questa è grossa. Questa cosa è grossa, sì. Allora ragazzi, abbiamo slamata, adesso la pesiamo. 15. Solo. Sì, mi sembra più grossa. Da che lato la foto? Oh. Vai. Mettila più dritta. Vai, raddrizzala un po'. Bella. Eccola. Bombo. Ma che balena, zio boy. Eccola. Allora, stavamo per ricalare le mie canne. Il fiume appena cambiato, mi stavo portando la canna da rilanciare mentre facevo sull'altra e gli parte la canna. Tra poco sarà buio pesto, avremo metà canne fuori dall'acqua e vabbè, se la vi. Il fiume dall'alto la recupero, vediamo se la vediamo, poi io vado a guadinarla. Come la senti, fiume? Impressioni a caldo? Non sto bene. No, dai. Prima ho portato bene. Tanto cattiva. Sì? Non so quello che sia, ma è tanto cattiva. Boh, vabbè, il pesce comunque sembra come prima. Fiume dice un altro storione, ma prima prima ho portato bene, siccome. È una previsione che porta bene, quindi sta persistendo. Storione, l'hai chiamato, è arrivato. Chi la chiama, è giusto? Che... è grosso anche. È grosso. Vieni di qua, vieni di qua, vieni di qua. Nel guadino non ci sta. Non è quello dell'altra volta, sì. Sì. No, dai, sì. Eccolo. No, il figlio. Ma che bestia. È andato e ci siamo divertiti. Da qui in poi la temperatura durante la notte è scesa in picchiata. Siamo stati sotto lo zero. Per fortuna nel bungalow avevamo la stufa, quindi siamo riusciti a superarla tranquillamente. Ma nella giornata di sabato il meteo è stato per tutto il giorno nuvoloso e la temperatura è sempre stata sotto i 10 gradi. In quel giorno siamo riusciti a prendere solamente due piccole carpe nelle prime ore del mattino, ma essendo buio e freddissimo non siamo riusciti a filmare niente. Mentre per l'ultimo giorno, ovvero domenica, la temperatura è salita repentinamente sopra i 20 gradi, tant'è che abbiamo passato l'intera domenica in maniche corte, e per essere il primo dicembre è stato veramente un episodio raro. E il lago, pensiamo che dopo questo cambio improvviso di temperatura si sia completamente bloccato, tant'è che nessuno in tutto il lago ha più preso un pesce in tutta la giornata di domenica. Dopo la domenica pomeriggio ovviamente siamo rientrati a casa
soddisfatti ma con l'amaro in bocca, perché eravamo partiti veramente in quarta il primo giorno di pesca. Se volete altri video appunto inerenti alla pesca, fatemelo sapere nei commenti. E come sempre noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!